Si è svolta oggi al porto di Giulianova per diventare un evento fisso dei prossimi anni. È la Festa del Mare, la manifestazione organizzata da Regione Abruzzo ed Ente Porto di Giulianova con il sostegno del Comune e della DMC Adriatica. Il mare torna così al centro della proposta turistica dell'Abruzzo in una giornata che ha visto il susseguirsi di momenti folcloristici, dimostrazione di pesca e di salvataggio, conferenze, seminari e convegni per parlare di tutti gli strumenti attraverso cui valorizzare la costa. Una sfida importante sull'economia del mare. Attraverso questa festa noi vogliamo promuovere la nostra costa, in particolar modo le attività della pesca abruzzese e poi anche il cicloturismo. Stiamo realizzando l'infrastruttura cicloturistica più grande del Mediterraneo, 131 km di costa da Martinsicuro a San Salvo. E poi con il Masterplan abbiamo messo a disposizione ulteriori 60 milioni di euro per completare questa pista che sarà sicuramente una delle migliori piste d'Europa. Noi attorno al mare abruzzese, ai mari abruzzesi vorrei dire, perché poi il mare è uno ma la costa è molto diversificata e articolata, attorno al mare abruzzese vogliamo costruire una grande iniziativa di richiamo perché i turisti possono venire qui, tornare qui, venire qui a visitarci e scoprire quanto è bello questo mare. Dentro questa operazione io devo ringraziare enormemente il dottor Falsitti che ha acquistato questa barca straordinaria, è una barca che rimarrà ancorata a Giulianova, una barca che adesso si chiama Abruzzo, è una delle più belle barche che c'è in circolazione, una barca che parteciperà ai campionati mondiali, questa barca rimarrà ancorata quando non va in giro per le competizioni a Giulianova e io spero possa diventare un'ulteriore attrattiva di questo meraviglioso porto di Giulianova che è una delle perle del nostro mare.